Bentornati a Sesso TV, buonasera Beppe Marconi. Fabio. Allora, poco tempo fa siamo stati di nuovo, come sempre, come spesso capita, al Pionta, alle palazzine abbandonate di proprietà della ASL, sottolineando per l'ennesima volta, benché alcune siano state recintate, messe in sicurezza, come si tratti di uno scempio. Sembra di essere nei lupi di montagna, non so se si sente, no, ma è un cane, state tranquilli. Non ama le campagne. Non ama le campagne. E quindi lo scempio, insomma, di questo degrado, e quindi passano gli anni, fu fatto un protocollo anche nel 2007, ma la situazione non si è mai risolta. Adesso però c'è una novità, perché il sindaco Ghinelli ha fatto un'ordinanza datata 19 marzo, quindi successiva. Che ridi? Fermiamoci. No, che fermiamo. Ha fatto un'ordinanza il 19 marzo che si chiama Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori edilizia e sua promozione del territorio, una ordinanza di demolizione e messa in sicurezza degli immobili posti in Arezzo, Colle del Pionta, di proprietà dell'azienda USL Toscana Sud-Est, identificati, eccetera, eccetera. Quindi si invita la ASL sostanzialmente a demolirli per la loro messa in sicurezza. Quindi un'ordinanza successiva, tra l'altro, al nostro SOS della volta scorsa. Quindi per il Pionta ne abbiamo fatti diversi, però finalmente il sindaco ha fatto questa ordinanza. Sì, era l'ora, perché sono anni che noi facciamo servizi lì nella zona in cui denunciamo il degrado di quelle palazzine. Qualcuna è stata recuperata, ma la maggior parte ancora sono veramente fatiscenti. Qui è vero, sono state messe in sicurezza, ma in un ambiente in quel modo lì, tenere immobili in quelle condizioni è veramente disdicevole. Speriamo che il sindaco di Arezzo ottenga qualche risultato, in modo tale da far sì che si tolga il degrado da quella zona, perché poi, visto che ha lavorato sul Pionta, per dare sicurezza al Pionta, e allora anche di dietro va messa in sicurezza, in modo tale che almeno l'aspetto sia decente, se no prendiamo una ruspa e buttiamo giù tutte. Ma la ASL che farà adesso? Con un'ordinanza dovrebbe dare... Ho sentito il sindaco, era un po' arrabbiato col nuovo direttore generale. Subito di già così? Sì, perché era venuto e non si era neanche degnato di chiamarlo, e quindi si era un po' sdegnato. Comunque sia, se è una conseguenza, bene, perché così almeno si interviene. No, comunque al di là di tutto ben venga, perché è la prima volta che si fa qualcosa di concreto. Bravo, esatto, perché fino adesso tutte le nostre rimostranze sono andate vane. Oggi vediamo che qualcuno prende, in questo caso il sindaco di Arezzo, prende le nostre difese, le nostre idee, e intima l'ASL di fare dei lavori per sistemare questa situazione. Se l'ASL non dovesse adempiere, può intervenire il comune direttamente? Ma non penso proprio, sono bene i terzi, penso che non lo possa fare. Ma neanche se c'è un pericolo, diciamo, qualcosa di pericoloso per la collettività. Questo sì, lo può fare. Però tu dici non la ravvisi questa grande pericolosità. No, perché sono stati messi in sicurezza, dai. Fanno veramente pena guardarli, ma di fatto poi, visto, sono recintati, quindi non è che ci si può avvicinare. È vero che oggi si può fare quel che si vuole, si possono buttare giù le recinzioni e entrare lo stesso, però in effetti poi uno che lo fa si assume le sue responsabilità. Speriamo allora di poter andare a documentare con le ruspe che demoliscono tutto e che poi ci sorga qualcosa di positivo. Sarebbe invece bello anche trovare imprese che lo recuperano, perché gli spazi sono sempre necessari, e quindi di conseguenza avere allora, nuovi spazi. Che le ruspe arrivino o no, per recuperare però questi imprese. Bene, ok. Anche se la vedo, chi è che ci spende lì? L'ASL, sì. sono i suoi, va bene. Io ti ringrazio di questo tuo contributo. Ci vediamo domani. Ciao.